Ciao ragazzi, benvenuti in questo video dove andrò a montare il regalo che mi ha fatto Erika, ovvero il manubrio a piega bassa. Per portarlo a far montare dalla concessionaria Honda dove ho comprato la moto, guardate cosa mi sono inventato. L'ho ficcato nel mio zaino legandolo a un cavo USB Type-C, vedo che ne ho tipo 5.000. In questo modo dovrebbe essere abbastanza, penso, stabile, quantomeno abbastanza per arrivare alla concessionaria che è qua vicino. Sono un po' di fretta, ragazzi, perché chiudono alle 7 e sono le 6 e mezza, quindi velocemente ci portiamo, ragazzi, alla concessionaria. Vediamo un po' se ce lo montano velocemente. Manubrio a piega bassa, ragazzi, adesso. Quindi andrò a cambiare questo manubrio che è la Hornet monta di serie. Vi ricordo, manubrio a piega bassa, il vantaggio è che abbassa la posizione di guida, cioè nel senso la posizione comunque che si tiene con le braccia, e la posizione diventa più caricata e più sportiva. Ovviamente di rimando anche più scomoda rispetto alla posizione del normale manubrio della Hornet. Questo perché lo faccio? Perché la Hornet sì, è comoda, però il manubrio secondo me è un po' troppo in alto per guidare come guido io quando spengo la GoPro e voglio divertirmi, mettiamola in questo modo, in questi termini, e quindi voglio provare, insomma, questa cosa che non ho mai fatto, ovvero per l'appunto a montare un manubrio a piega bassa, anche perché l'ha pagato Erika. È il mio regalo di compleanno, ragazzi. Che è mercoledì, sarà mercoledì il video, però ve lo metterò penso fine settimana, magari dopo la prova della Wurmstram 800D, che vi metterò penso sabato. Vi ricordo, c'è, cioè, manubrio, io l'ho preso della SRT, quella che ho dietro, no? Hanno la pagina anche Instagram, SRT Factory, tutto italiano, manubrio in Ergal 70-75, peso 600 grammi, tutto fatto in Italia, azienda italiana. C'è, dicevo, manubrio a piega bassa, quello che vado a montare io tra poco. Poi c'è il manubrio a piega media, che più o meno è simile al manubrio di serie delle varie moto, e c'è il manubrio a piega alta è l'opposto, cioè se voi avete una moto e trovate che la posizione di guida sia troppo caricata in avanti, troppo sportiva, che vi stanca troppo facilmente i polsi, no? Per esempio, vi viene da pensare nel segmento delle naked medie a una 890 Duke, che è una posizione comunque caricata. Ecco, ma il discorso vale anche per moto ovviamente di altre categorie. Ecco, il manubrio a piega alta fa in modo che la posizione di guida sia meno caricata sui polsi e sia un po' più comoda, insomma, che affatichi meno la schiena, che dia meno problemi magari di postura. Questo, ragazzi, è quanto. Hornet, ragazzi, è perfetta. Sono a 655 km, becco coda proprio adesso. Guarda che adesso mi salta il manubrio. La Hornet, ragazzi, è perfetta. Stasera penso che farò un video che vedrete, penso martedì o mercoledì, di confronto con la Suzuki GSX-8S che ho provato domenica. Tutti i video che vedrete prima di questo, perché questo qua ve lo metterò per l'appunto nel fine settimana. Ringrazio Erika, ragazzi, regalo stupendo. Fa passare me, ma era precedenza tua. Insomma, proviamo questa cosa, proviamo un po' a montare questo manubrio, vediamo se la guida diventa un po' più caricata, un po' più aggressiva, come piace a me. Siamo arrivati, ragazzi, sono molto di fretta. Sono molto di fretta, speriamo che non chiudano. Ok, adesso, ragazzi, farò un taglio. Vediamo un po' se ho fatto in tempo. Speriamo di sì. Ok, dai. Taglio, ragazzi, e ci vediamo con manubrio montato. Adesso sono arrivato, magari anche chiuso. Questa, ragazzi, dove ho preso la. Ah, guardate l'Africa Twin che ho provato, DCT, che ho provato 2 settimane fa. Bellissima, ragazzi, Adventure Sport DCT. Taglio, ragazzi.
Intanto che aspetto la Hornet, vedete dietro che stanno lavorando il manubrio. Guardate un po' cosa hanno qua di bello. Honda San Martino Siccomario, moto bomba ragazzi. Eccola qua, CBR 1000 RR-R 30° anniversary 2022, in livrea per Claire White, l'unica disponibile per questa moto. Hanno detto che forse me la fanno anche provare, vediamo se è vero, però tra un paio di settimane, vediamo, sarebbe molto bello provarla. Guardate che bella ragazzi, potenza 217 cavalli, coppia 113 Nm, impianto frenante, Brembo Stilema, un prezzo attorno ai 28.000 euro memoria. Bellissima ragazzi, fantastica. Sì, sicuramente direte, potevi prenderti questa invece che la Hornet. Certo, costa anche 28.000 euro, ma guardate quanto è bella. Cioè, ha l'aerodinamiche, bellissima. Niente, aspettiamo, dai. Tra poco la moto dovrebbe essere pronta. Vabbè, è bella già così. Ma che belli che sono, il contrasto oro col giallo, non è male. Questo è per la loro primo segnale. Sì, tanto tra poco. Siamo lì che soffiamo noi di motore. Quindi è regolato più basso adesso. Ma sentire il testo sì. Della pressione. Va bene, sì, va sì. Bene. Vediamo un po' come colorare. Un po' più giù. Sì. Sì. Ok ragazzi, eccola qua pronta. Vi ho fatto vedere un po' di scene, insomma, intanto che montavano il manubrio. Ringrazio ovviamente i meccanici della Honda. Guardate che belli i contrappesi. E questo ragazzi è il manubrio SRT montato in posizione più bassa possibile. L'ho fatto montare più in basso che si poteva, prima che la posizione più in basso, perché sennò ancora di più, non so se si poteva, ma comunque sia, vedete, siamo al limite, si sterza tutto a sinistra, ma non va a toccare, quindi adesso la proviamo ragazzi, dai, se non vedo l'ora. Ci siamo ragazzi, ora sì. Esce l'avviso 300 km di fare il tagliando, sono 700 km e mi è uscito l'avviso che tra 300 devo andare a fare il tagliando. Per toglierlo l'avviso, freccetta a destra e si toglie subito. È un problema, diciamo. Allora dai, proviamo insomma questo manubrio dell'SRT, questa novità. Non l'ho mai montato sulla moto. Ok, allora. Adesso usciamo da qua, mi porto per andare vicino a una zona insomma di collina, così la proviamo un po' la moto in questa configurazione facendo un po' di curvette. Però prima cosa che noto ragazzi è che finalmente la posizione si è abbassata, va bene anche la larghezza del manubrio, ci sta, così mi piace di più ragazzi, sono più caricato sui polsi e questa cosa l'ho avverto subito appena si sale sulla moto. Strana, perché l'ho guidata sempre fino adesso con il manubrio più alto e così in basso mi fa stranissimo, però subito percepisco che ho più controllo insomma sulla moto e più come a me piace guidare una naked. Adesso ragazzi faccio un altro taglio, so che questo video qua è un po' pieno di tagli, però capite che vi faccio vedere un po' di cose, scene diverse. Faccio un taglio, mi porto vicino a una zona di collina, così facciamo un paio di curve e provo insomma la moto sulla collina e proviamo questo manubrio. A proposito,
prima di tagliare ho pagato per il lavoro, per metterlo su, 45 euro, e ci hanno messo qualcosa come tipo 45 minuti per fare insomma il lavoro tutto fatto bene. Taglio, ragazzi. Ok ragazzi, eccoci in un posto più consono insomma per provare questo manubrio. Sono andato su in cima a una collina, guardate intanto che bello, il sole sta tramontando, sono in controluce, non so dalla GoPro quanto vedrete, però è un bello spettacolo ragazzi. Sono solo io, c'è il vento, qualche animale che gira, il sole, la vallata, guardate quanto verde, belle queste strade. Purtroppo sono messe molto male, già ve lo dico. Ad andare giù soprattutto c'è un pezzo dove dovrò andare piano perché è pieno di buche e avvallamenti. Comunque ragazzi, dai, proviamo il manubrio. Guardate come sono, non sono niente male secondo me, con contrappesi dorati. Non è un giallo uguale al Matte Gold Finch Yellow della Hornet, però contrasto oro giallo secondo me ci sta ancora. Se vogliamo riprende il colore qua, vedete, se vogliamo dirla, cercare diciamo un appiglio, ma non dispiace devo dire come colore. Per quanto riguarda invece i blocchetti, questi qua, la posizione adesso è un po' cambiata, sono un po' più allineati, cioè prima erano un pochettino più in su, questo blocchetto era un pochettino più in su, adesso un pochettino più in giù. Questo perché ho messo manubrio per l'appunto in una posizione più bassa, ma comunque manubrio tranquillamente è regolabile, no? Cioè se vi dà fastidio che sono così, si raggiungono tranquillamente, ma se vi dà un fastidio il manubrio è regolabile, non c'è nessun tipo di problema. A me piace proprio avere la moto più caricata possibile. Noi andiamo, dai, facciamoci questo giretto così vediamo insomma di testare questo manubrio a piega bassa. Per quanto riguarda l'Hornet, ragazzi, sono a 700 km e sono bello contento della moto. No, non la cambio per la GSX-8S, come qualcuno ha scritto in un commento di un video, ma poi mi ha scritto dicendo che era un commento ironico. Avendo fatto enduro con la KTM 300XC due tempi, mi viene voglia di aprire e andare giù per la collina. Togliamo l'avviso e andiamo, dai! Un po' di sassi. Sono in rodaggio, sono in standard come mappa, quindi ho erogazione potenza non al massimo, è un'intermedia, traction control sul 2, B sul 2, essendo in rodaggio ragazzi non vado fortissimo ovviamente perché devo finirlo prima e poi potrò andare un po' più forte con l'Hornet. Davvero niente male il controllo che si ha della moto adesso, soprattutto in curva. Adesso qua andiamo più piano. Soprattutto la differenza dal manubrio normale dell'Hornet a questa piega bassa, in questa posizione bassa, è proprio il controllo che avete della moto in curva. Cioè avete molto più feeling a curvare e molto più controllo sul mezzo. Quindi diciamo questa modifica più che altro serve se volete andare magari sul passo di montagna tra le curve in maniera un po' allegra. Di contro ovviamente la posizione è più scomoda perché lo sento anche sul posto che sto caricando di più rispetto al normale.
Però ragazzi, già lo sapevo, questo qua è manubrio piega bassa, altrimenti esiste il piega media o il piega alta. Piega alta, al contrario, l'opposto del piega bassa, serve per viaggiare non caricati sui polsi e per non avere problemi di schiena, postura, eccetera eccetera. Mi piace molto questa posizione larga e caricata, dà al massimo nelle curve, c'è poco da fare, nelle curve è il top. Curva, è aggrappata al manubrio, ottimo feeling. Sta calando il sole ragazzi, sta diminuendo la luce. Purtroppo tra poco la strada diventerà peggiore di questa, piena di buche e avvallamenti, e dovrò andare più piano. Qua non si vede nulla perché sono contro sole. Salto. Sono bei panorami, ma purtroppo qua la strada inizia a diventare orrenda. Cioè, uno dice, no? Guarda le prove delle riviste di settore, per esempio, dove testano le moto. Se non sbaglio la Hornet l'avevano provata in Spagna. Strade belle, larghe, no? E uno dice, cavolo, wow! Ma la realtà dei fatti, da noi, quantomeno Nord Italia, è che le strade sono messe male, quindi ve le scordate le strade spagnole o le strade francesi belle larghe. Quantomeno qua al nord, al sud, so che ci sono posti con delle belle strade, ma qua, per esempio Calabria, Sila, ci sono delle belle strade a memoria, se ricordo bene, per chi dalla Calabria magari mi confermerà, ma qua noi abbiamo questo. Cioè, noi abbiamo anche vicino il Passo Penice, ma belle curve, però tutte strade messe male, e alla fine ti ritrovi ad andare piano con moto magari anche a 200 cavalli. Comunque mi trovo molto bene col manubrio. Il tramonto sulle colline, bello questo paesino. Comunque notate, guardate che belle strade. Queste qua sono più strade fatte per le enduro stradali che non per le naked e soprattutto le sportive. La GoPro sta andando, sì. Ah, qua hanno messo il semaforo, non mi ricordavo che c'era un semaforo. Diciamo che come controllo adesso, cioè come posizione di guida più caricata, siamo, secondo me, come posizione abbastanza vicina a quella della GSX-8S della Suzuki. Però non si ha quella triangolazione, quel controllo, per esempio, di una, a memoria vado, 890 Duke. Vado a memoria. Però, cioè, rispetto al manubrio originale è tutta un'altra cosa così, eh. Quindi upgrade è super consigliato. Non so se ve l'ho detto, il costo, vabbè, ha pagato Erika il manubrio, quindi grande, grazie amore. Manubrio contrappesi li ha pagati lei, manubrio c'era di diversi colori e contrappesi anche. Contrappesi e manubrio costavano sulle 110 euro perché c'era uno sconto quando l'ha preso lei del tipo il 20%, mi sembra. Quindi mettete in conto più o meno un 110,
manubrio più contrappesi, montaggio alla Honda 45 euro. Quindi questa modifica qua del manubrio, se volete farla, vi costerebbe sui guardate che brutta la strada qua, sui 150 euro. Ne vale la pena laddove volete una Hornet più cattiva in un misto stretto come posizione di guida, come tipo di controllo sulla moto. Cioè non è che se voi fate questa modifica la moto va più veloce, però voi avete più controllo. Però avverto anche in questo momento che insomma il mio polso, soprattutto il destro, è più caricato. Per il resto la Hornet, ragazzi, mi trovo benissimo, cioè molto buona la frenata, buona la ciclistica, per quanto costa la moto, ottimo il motore, leggera, mi trovo da Dio con il 160 posteriore, con le Dunlop che monto io, benissimo cambio elettronico, insomma mi trovo veramente molto bene con la Hornet, non ho nessuna criticità e ve l'ho detto anche nel confronto con la GSX-8S dopo che ho provato la Suzuki, il video che vi ho messo domenica sera dopo la prova di Gavi ad Alessandria. Ti dà molto molto più controllo in curva questo manubrio. Cioè, sole è contro e vedo e non vedo la strada. In curva mettete fuori il ginocchio, la gamba. Vi appoggiate al manubrio e andate lisci come l'olio. Vedete? Cambio elettronico, quarta, quinta. Andiamoci piano che sono in rodaggio. E siamo scesi, ragazzi, direi che quindi possiamo concludere qua il video. Cosa ne penso di questo upgrade? È consigliato o non è consigliato? Ovviamente avrete capito che è consigliato per chi cerca più controllo della moto, soprattutto in un misto stretto nelle curve, e per chi cerca una guida più sportiva. Io provando tante moto, soprattutto molte naked sportive, ho provato diverse volte la 790 Duke, 890 Duke, no, Z900, sui Triple R, tutte posizioni di guida caricate in avanti, caricate comunque sui polsi, no, diciamo che la GSX-8S e di più la Hornet hanno posizioni di guida del manubrio più rilassate, è più in alto il manubrio, no, e starà a mia abitudine anche a vola sportiva, preferisco essere più caricato. Ovviamente se non volete caricarvi, andare in giro più tranquilli, vi mettete in avanti con col corpo e comunque si allungate le braccia, vedete, in questo modo, e guidate con le braccia dritte. Però io preferisco spostarmi indietro e caricarmi in avanti. Dai, da questo video è tutto, ragazzi. Vi lascio nell'info di questo video magari la pagina Instagram dell'SRT. Non sono manno pagato, ragazzi, per questo video, questo qua è il regalo di compleanno di Erika. Il mio compleanno è stato mercoledì 19 aprile. Fatemi sapere nei commenti voi invece se questa modifica vi può interessare, o se magari l'avete fatta o manubrio piega alto, piega basso, piega media sulla vostra moto, e come vi siete trovati. Ragazzi, scoppiata l'estate, non lo sapevo, cioè la gente gira in magliette e pantaloncini, cioè io quando sono io giro momenti col cappotto.
Dai ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, è saluto Erika e grazie per il bellissimo regalo di compleanno. Giornata finita ragazzi. Ah, oggi è il mio compleanno.